Il Pineto bissa il successo di una settimana fa, espugnando il Della Vittoria contro il Tolentino che, invece, incassa il secondo stop consecutivo tra le mura amiche. Ai punti avrebbero meritato i cremisi, viste le tante occasioni avute, ma il Pineto si è dimostrato cinico e ha portato a casa l'intera posta in palio. Inizio di match ritardato per la presenza della fanfara dell'undicesimo reggimento bersaglieri, nell'ambito dei festeggiamenti del centenario del Tolentino. L'inizio è favorevole agli ospiti, che si vedono al sesto con Sarrizu, che scende lungo lato di destra e cross. Batte e ribatti, poi Amadio ci prova dal limite, ma il pallone finisce altissimo. Col trascorrere dei minuti esce fuori il Tolentino, con Minozzi che ingaggia un vero e proprio duello personale col portiere Sciba. Al 18° il numero 10 Cremisi tira a giro, ma il numero 1 Abruzzese vola a togliere la palla all'incrocio. Trascorrono 2 minuti e sugli sviluppi di un calcio di punizione Minozzi gira di testa dall'area piccola. Ma Sciba compie un miracolo e respinge. Al 22° terzo tentativo dell'attaccante del Tolentino su punizione, ma per Sciba questa volta non ci sono problemi. Il Pineto ha le corde, ma al 25° si fa vedere con una conclusione di Pippi che sfila sul fondo. Al 38° corner di A quadro e colpo di testa di Speranza che finisce out. Al 41° Cerceluti cade in aria reclamando il rigore, ma l'arbitro fa proseguire. Al 43° Sciba si produce nel terzo miracolo della prima frazione. Punizione di Capezzani, sfiora Minozzi e il portiere di puro istinto toglie la palla dalla porta, salvandolo 0-0, con cui si va al riposo. La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo ed infatti al sesto la gara si sblocca. Marini atterra al limite Palmieri. Sul pallone si presenta Minozzi, che questa volta riesce a far centro nonostante il tocco di Sciba, che non respinge. Lo svantaggio sveglia il Pineto, che si vede al 13° con un'azione personale di Alessandro, il cui tiro è parato da Bucosse. 2 minuti dopo si scatena Sarrizio, che salta 2 uomini e conclude sul fondo. Al 18° arriva il pari con un tiro improvviso al limite di D'Angelo, con Bucosse che nulla può. L'inerzia del match è cambiata e gli abruzzesi continuano a spingere, trovando il vantaggio al 37°. Il neoentrato Bianciardi raccoglie una respinta dalla difesa, indovinando l'angolino basso dove il portiere Cremisi non riesce ad arrivare. Gli ultimi minuti vedono un Tolentino tutto all'attacco, ma riesce ad impensierire Sciba solo all'ultimo secondo dei 6 minuti di recupero con una conclusione di Minozzi che il portiere blocca. Il match si chiude tra lo giubilo dei calciatori abruzzesi, mentre i Cremisi sono chiamati per un confronto ravvicinato dai propri tifosi. Ma sì, è stata una partita complicata, lo sapevo. Affrontavamo una squadra che anche domenica scorsa Notaresco ha fatto un'ottima partita, una squadra molto brava sulle seconde palle e molto brava sui calci piazzati, quindi io sapevo delle difficoltà che andavamo a incontrare. Noi nel primo tempo a sprazzi abbiamo fatto buone cose, abbiamo sbagliato sempre o il passaggio finale o il tiro in porta. E poi nel secondo tempo, alla prima occasione, sempre su fallo inattivo, abbiamo preso gol e pensavo che poi la cosa si complicasse, però abbiamo cambiato modulo, sistema di gioco, abbiamo messo gente più fresca e comunque abbiamo fatto gol, abbiamo un gol da 30 metri. Poi un'altra situazione avuta con Jonathan Alessandro, abbiamo fatto i gol del 2-1, però ripeto, è stata una partita tosta. Pesa, ma sapevamo che era così, sapevamo che era un campionato difficile, abbiamo perso contro squadre importanti, però è quello, noi non, sì, dispiace le sconfitte, però chi ha visto la partita un po' soltanto che piangersi addosso perché dispiace, perché i ragazzi danno tutto, però in questo momento non basta. Sapevamo che era un campionato difficilissimo, contro squadre super attrezzate, sapevamo che era un campionato di sofferenza, però non si molla, non si molla perché quello che ci siamo guadagnati l'anno scorso lo otterremo fino all'ultima domenica, tutti compatti, perché è normale, guardi adesso la classifica fa male, però vai a vedere squadre super importanti, stanno a un tiro di schioppo da noi, quello. Noi sapevamo che siamo. L'obiettivo era salvezza, come vincere la Coppa dei Campioni e ci arriveremo. Noi non dobbiamo guardare in questo momento classifica, sconfitte, perché noi dobbiamo capire che dobbiamo lavorare. Il traguardo è lontano, è difficile, si raggiunge tutti assieme, perché non è Tolentino, Mosconi, sappiamo che era un campionato difficile.